vorrei sul piano metodologico fare una critica. Se si vuole essere vicini ai cittadini e informare i cittadini, Presidente Muroni, io credo che questa assemblea avrebbe dovuto essere fatta in un modo diverso, nel senso da una parte i tecnici del COCIV, magari il vice sindaco, l'assessore della regione, e dall'altra anche gli esperti di chi portavano un'altra tesi, perché questo significa informare i cittadini. L'informazione, molti magari saranno già convinti delle loro idee a favore o contrario, ma altri no, sono venuti per informarsi. Informarsi significa porre ai cittadini le opzioni diverse di chi ce li porta, come il Gocci naturalmente, a favore, e di chi, e ne abbiamo molti esperti noi, così mi dichiaro, che siamo contro, fermamente contrari a questa opera di distruzione della città, punto. Poi un'altra cosa, io ho fatto un sogno e vorrei, però, che mi ha un po' spaventato, vorrei un pochettino essere, come dire, non ci credo al contenuto di questo sogno che adesso vi dico, velocissimamente, un minuto. In questo sogno mi è stato detto, e da voi vorrei sapere, essere tranquillizzato, perché ripeto non ci credo, qual è la somma che COCIV darà ai partiti che sono a favore del terzo palio. Grazie.